la liturgia delle ore, lo scandire la giornata attraverso la realtà della presenza di Dio che attraversa ogni ora, ogni momento. E per questo lo significhiamo con dei momenti precisi in cui la comunità si riunisce, si lascia tutto, perché niente è prioritario rispetto alla presenza di Dio. E continuiamo la grande preghiera della Chiesa, la grande preghiera di ogni uomo e donna. Ma è la stessa preghiera che fino a un certo punto ha fatto anche Gesù. Quindi continuiamo la sua preghiera. Ed è qualcosa che scandisce la giornata. Perché quando mi sveglio al mattino è come dire, è bello che il sole sia sorto, è bello che io mi sia svegliata. E quindi posso lodare, ed è bello che intorno ho persone, la vita continua. A metà della giornata ho bisogno di rifare le forze, perché ho lavorato, ho vissuto. Allora ti dico, Signore, il sole è già alto, beh, puoi continuare a starmi di fianco perché c'è bisogno di lavorare qua. E la sera dico, ah, meno male, anche oggi sta passando, meno male siamo vivi, ma Signore c'è tanto bisogno. Prova tu a guardare questo, prova tu a guardare quello. E poi la notte completiamo, la sera completiamo con compiete, finiamo la giornata dicendo, beh, adesso Signore puoi lasciare che io vada in pace perché ho visto che tu sei vivo e presente. Posso non sempre essere del tutto convinta che quella giornata mi abbia detto qualcosa di Dio, ma alla fine sì, alla fine lui è comunque passato. Ed è bello sentire che porti dentro tutta l'umanità, porti dentro tutte le sue attese, tutti i suoi bisogni, ma anche tutte le sue gioie, le nascite, le morti, i ritorni alla vita. Ed è una forza grande che professare voti mi ha permesso di sperimentare.